La diretta porta sempre strascichi nella casa del Grande Fratello VIP. Un po' tutti ripensano oggi a quanto accaduto ieri, e tra coloro che hanno da dire qualcosa c'è Benedetta Mazza, nominata di questa settimana assieme a Lori del Santo. La ragazza, in particolare, ripensa a quanto detto da Eleonora Giorgi. La sua ex coinquilina l'ha paragonata ad un'edera un po' troppo avvinghiata a Stefano Sala, ma lei non è di questo parere. Avrei preferito delle critiche costruttive, non che tutti puntassero il dito contro di me, spiega la Mazza a Sala. I pensieri del modello sono però da un'altra parte e in particolare alla sua fidanzata Dasha, della quale non ha più avuto notizie. Ho un gran senso di colpa, vorrei dirle che sono io quello sbagliato, lei non ha colpe, spiega rivolgendosi a Silvia Provvedi. Giulia Salemi in crisi. Giulia Salemi in crisi. L'influencer che non è mai andata in nomination, durante la puntata di ieri, ha permesso a Giulia Provvedi di offrirsi volontaria per la sfida al televoto contro Andrea Mainardi e Benedetta Mazza, anche i loro volontari. Una scelta coraggiosa che, però, non ha premiato la bionda delle Donatella che è stata eliminata dal pubblico. A soffrirne è soprattutto Silvia Provvedi che, in casa, tornando sull'argomento, ha usato delle parole che hanno ferito la Salemi. È la numero uno, ha carattere, ha personalità, dice parlando della sorella. Poi aggiunge, ha fatto una scelta che è più dignitosa, è andata via a testa alta. La Salemi si è sentita toccata dalle parole di Giulia che si è poi sfogata con Francesco Monte a cui ha confessato di sentirsi in colpa e di non aver voluto sacrificare la Provvedi. Lunedì prossimo, giorno della semifinale, per la Salemi, probabilmente, arriverà il primo riscontro con il pubblico. Grande Fratello VIP 2018, gli ascolti premiano la serata trash. Il Grande Fratello VIP 2018 ieri sera ha regalato al pubblico una puntata trash, divertente e ricca di colpi di scena, forse la prima davvero bella da seguire in queste settimane dopo la curiosità dell'arrivo di Fabrizio Corona. Il reality in questa edizione non è andato benissimo per via di un cast non brillante, ma rimane il fatto che ieri sera è successo qualcosa di particolare, almeno alla luce degli ultimi ascolti. Dopo il 17%, o poco più, di share di giovedì scorso, ieri sera il programma si è avvicinato pericolosamente alla fiction di Rai 1, registrando un ottimo 20% e anche di più. Nonostante lo scarto di quasi 2 milioni di spettatori, il Grande Fratello VIP 2018 è stato riportato a casa 3.567.000 spettatori, pari al 20,8% di share. Dall'uscita di scena di Giulia Provvedi al divertente siparietto hot di Ilary Blasi, dai momenti teneri di Walter Nuda all'entrata in casa di Fariba, una serata scoppiettante e antinoia. Questo significa che i colpi di scena e i giochi sono la forza di questi programmi che devono intrattenere, irretire e conquistare il pubblico. Finalmente nelle ultime puntate ci sarà parte di stagione davvero divertente da seguire fino al gran finale del 10 dicembre prossimo. Martina Amdi promossa o bocciata? Martina Amdi è stata la prima eliminata della 13ª puntata del Grande Fratello VIP, trasmessa ieri sera su Canale 5. La meteorina non ha mai particolarmente spiccato in questa edizione, tanto da essere stata spronata in varie occasioni da Alfonso Signorini a mettersi maggiormente in mostra. Sono in molti ancora a chiedersi quale ruolo abbia avuto all'interno della casa, motivo per cui il web ha appreso con soddisfazione la sua uscita di scena.
tantissimi commenti contro di lei pubblicati della pagina Facebook e Twitter del programma, Martina U. Devo ancora capire come si chiama, com'è possibile che sia arrivata a questo punto e personaggioni come Ivan Cattaneo, la Marchesa e Eleonora Giorgi siano già fuori? Altalenanti, invece, le opinioni riguardanti l'eliminazione di Giulia Provvedi, sostenuta soltanto dal 24% dei telespettatori votanti. Data tra le favorite per la vittoria, secondo molti fan lascerà un gran vuoto nelle dinamiche di queste ultime due settimane. I rimproveri a Lori del Santo. Il Grande Fratello VIP 2018 è tari rimescolato le carte in occasione della 13ª puntata, sorprendendo i concorrenti con nuove nomination, eliminazioni flash, sorprese e tanti scherzi. La serata si è aperta con le polemiche sulle dichiarazioni di Lori del Santo, accusata da Signorini di essere bipolare. Mi piace quella Lori che prende una posizione e che dice ciò che pensa, non quella che smorza i toni e cambia idea in continuazione, le parole del co-conduttore. Inutile il tentativo della showgirl di disinnescare Alfonso, nonostante avesse dichiarato di aver chiarito con Francesco Monte e Giulia Salemi in merito alle presunte strategie adottate dalla coppia per arrivare in finale. La puntata spicca il volo con lo scherzo rifilato ai tre nominati Walter Nudo, Martina Amed e Stefano Sala. Ilaria ha fatto credere ad ognuno di loro di essere stato eliminato. Così una volta rientrati in salotto per salutare i compagni, si sono accorti di essere vittime di una burla firmata GF. Grande Fratello VIP 2018, Martina Amedi la prima eliminata della 13 puntata. Walter Nudo non aveva preso affatto bene la notizia dell'eliminazione. Per sua fortuna era solo uno scherzo del Grande Fratello VIP, il pubblico infatti aveva già deciso di salvarlo, spingendolo di fatto verso la semifinale. A farne le spese, alla fine, è stata Martina Amedi. Una volta arrivata in studio ha raccontato la sua esperienza dentro la casa, respingendo tutte le accuse riportate dalla Blasi: io non sono una persona che non prende posizione. L'ho fatto soprattutto dopo, agli inizi potevo anche risentire della forza di certi personaggi. Un'avventura, quella del Grande Fratello, che Martina ripeterebbe immediatamente, certo, anche se alla fine le mie nomination le ho fatte, quindi sono soddisfatta. Non penso di dovermi rimproverare qualcosa. Sono sempre stata me stessa. Prima del verdetto, Stefano Sala aveva ricevuto la sorpresa del padre Attilio, mentre Walter Nudo faceva emozionare Giulia Salemi: dico a te e a Francesco di andare avanti così. Siete due cuori puri. Fregatevene della gente. Andrea Mainardi, occhi a cuore per sua figlia Michelle. Andrea Mainardi è stato uno dei grandi protagonisti di questa 13ª puntata del Grande Fratello VIP. Durante la serata ha avuto modo di incontrare sua figlia Michelle e di farle alcune promesse importanti: lavoro tanto per garantirti un futuro, ma ti garantisco che appena esco di qui faremo tantissime cose insieme. Molto tenero il loro abbraccio. Andrea, come era prevedibile, non ha retto l'effetto sorpresa ed è scoppiato a piangere: sei bellissima, sei una bambina speciale. Io e te per sempre. Conta sempre sul tuo papà. Papà c'è sempre e ti ama tanto. Ci ha pensato la stessa Michelle a placarlo, prima dei saluti finali che Mainardi si è voluto godere fino in fondo: vai avanti così e non mollare papà. Una volta rientrato in casa, il Grande Fratello VIP ha messo nel mirino la povera Giulia Salemi, alle prese con il rito di magia che la madre Fariba avrebbe fatto su di lei e Francesco Monte.
Ovviamente nulla di vero, solo l'ennesimo scherzo utile a diluire i tempi di una puntata interminabile. Giulia Provvedi eliminata nelle nomination flash. Giulia Provvedi ha deciso di offrirsi volontaria per le nomination quando a rischiare l'eliminazione era l'amica del cuore Giulia Salemi. Così al Grande Fratello VIP si è consumato un televoto lampo che ha messo a confronto la Provvedi, Benedetta Mazza e Andrea Mainardi. Un po' a sorpresa è stata Giulia ad uscire con le ossa rotte dal televoto, con sua sorella Silvia in lacrime per l'eliminazione. Ora che non sono più dentro la casa tiferò per mia sorella, ha detto ospite in studio dalla Blasi. Sono felicissima lo stesso della mia avventura dentro la casa. Parlerò con il mio fidanzato prima possibile, ha proseguito Giulia. Poi le nomination finali con un televoto al 100% femminile per lunedì prossimo. Nella puntata della semifinale, infatti, si scontreranno al televoto Benedetta Mazza e Lori del Santo. Il pubblico dovrà decidere chi salvare tra le due concorrenti in sfida. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.